E Enio Gemmo, altro ringraziamento, perché anche lui è altra persona fantastica, lo riteniamo parte del consiglio perché c'è sempre, c'è anche durante i consigli e è un portatore sano di entusiasmo e di cose assolutamente interessanti che fa. È uno dei nostri formatori, è stato formatore difesa, quindi grazie Enio. E a Sony mi fa piagne, vabbè. Io vi parlo anche senza le slide, però. Magari, dai, inizio a parlare. Inizio a parlare. Allora, intanto vi dico che all'Open Source Day di Udine stanno parlando in questo momento di LibreOffice. Quindi mi hanno appena twittato e anche sono andato a vedere sul sito, quindi. Verificato. È vero, quindi. Sì, è vero. Quindi anche loro partecipano al nostro evento a distanza e noi di rimando partecipiamo a loro, anche perché l'Open Source Day ci coinvolge pienamente, diciamo, anche dal punto di vista nostro. Allora, anche qui l'ha fatta Italo Vignoli, come potete Grazie, vedere. Italo. Grazie, Italo. A prescindere, grazie. Migrazione delle U5 Ovest Vicentino. La foto sopra è una panoramica di Arzignano, che è la sede di questa ULS. Arzignano è un paesotto di 25.000 abitanti, situato nella provincia di Vicenza, parte ovest, verso Verona, tanto per geograficamente orientarvi. È qui. Questa è la ULS. Comprende quattro presidi ospedalieri e circa un po' di. Abbiamo anche un socio di Libre Italia, esponente che lavora al CED della ULSS, l'ingegner Povoleri, che è qui con me, che può confermare o smentire tutto quello che sto dicendo adesso. Vado via veloce. Allora, parto da qua, ho fatto la slide rovescia, non importa. Una storia brevissima di come è partita la migrazione a LibreOffice in US5. Io sono arrivato in US5 nel lontano 2005 e ho trovato una situazione Office dipendente, cioè Office 2000 completamente, addirittura c'era Office 97, cose vecchie. Vabbè, come sono arrivato, ho introdotto questo, OpenOffice, che a quei tempi c'era solamente OpenOffice, addirittura alla versione 1.0 o 0.95, non mi ricordo adesso bene perché lo zio tedesco mi impedisce di ricordare alcune cose. E diciamo che al mio arrivo è iniziata, cioè questa era la situazione pura. Ho creato proprio questa situazione qui. Quindi nel giro di 2 anni, sostituendo circa 900 computer, abbiamo avuto diciamo, ho reso possibile questa situazione qua, ibrida. Quindi Office e LibreOffice. Non c'era The Document Foundation, non c'era il protocollo di migrazione, non c'era nulla, c'era Italo Vignoli che faceva parte anche lui della community. Come? Senta, chiamalo per le stile, chiamo solo o. Ah, sì, va, dai, dai. Basta che. Si può chiamare OpenOffice. Sì, no, non succede nulla. Allora, sì, un paio di anni fa si è cominciato seriamente. Beh, intanto, come è nato LibreOffice, ovviamente abbiamo fatto il cambio, essendo io subito, essendomi subito innamorato della distribuzione anche. Semplicemente dal nome, dalla community slegata, diciamo, da aziende. Questo pensiero mi ha fatto passare il fosso, diciamo, no? Senza nulla togliere gli amici che poi sono rimasti in OpenOffice, nessun problema. Nel 2013 abbiamo iniziato a installare LibreOffice al posto di OpenOffice ed è iniziata la vera migrazione. Dal 2013 abbiamo iniziato anche a installare macchine pure con solo LibreOffice, non più con Office installato, e adesso stiamo proseguendo questa migrazione,
lasciando o mettendo l'office, le nuove licenze, solo ed esclusivamente laddove non se ne può fare a meno per motivi di dialogo con l'esterno, con la regione, tanto per essere precisi, ok? Oppure dove ci sono ancora software che richiedono, che evocano magari Excel. Torno indietro. Allora, le postazioni di lavoro sono circa intorno alle 2000 o meno. Gli utenti sono un po' sopra i 2500, però non tutti usano il computer perché ci sono soprattutto sanitari. E questa è il mucchio di posizioni di lavoro dove noi andiamo a operare. Abbiamo iniziato nel 2013 sempre i corsi, introduttivi di free software, quindi si parlava più di alfabetizzazione digitale, quindi come è fatto un computer, perché usare il software open source e poi in particolare perché usare LibreOffice e non continuare a usare Office. Proprio corsi molto semplici, molto base, non interattivi su questo argomento. Nel 2014 abbiamo iniziato timidamente a fare alcuni corsi in aula informatica. L'aula informatica non è molto capiente, quindi abbiamo 28 unità e 14 unità. Quest'anno siamo andati molto bene, abbiamo fatto 84 persone, potenziali trainer del loro settore, 84 persone in Writer, 84 in Calc base e 28 in Impress. Impress è un po' meno gettonato perché comunque è un ambito in cui magari il medico è più interessato piuttosto che l'infermiere, insomma. Presente e futuro. Sì, stiamo ancora attualmente facendo questi corsi. Questi sono i numeri che abbiamo fatto, non quelli che faremo. Quindi abbiamo ancora un po' di corsi da fare da qui a fine anno. Attendiamo con ansia una delibera per la migrazione documentale e adozione definitiva del formato ODF, non tanto dell'uso di LibreOffice, perché quella ce l'abbiamo già, ma proprio io la voglio spingere così, come l'ha fatta il governo inglese, per capirsi. Nel 2016 nuovi corsi per utenti avanzati sono già previsti, contiamo di fare un altro centinaio di persone, proprio di utenti, e migrati ai caposala e di dipartimento o loro delegati, cioè una persona che comunque faccia da riferimento all'interno della struttura specifica per la migrazione sia documentale che al software ben preciso. Un'altra cosa che ho previsto e sto spingendo, è legata anche a questa, è la rifinitura delle procedure di deploy, quindi con OCS Inventory piuttosto che Active Directory. Anche qui ho parlato un po' il tecnicese, però insomma non c'è altro modo di chiamare le cose con quel loro nome, e controllo delle versioni. Quindi anche noi abbiamo lo stesso problema molto ridotto che ha lo Stato Maggiore della Difesa, quindi non possiamo correre dietro troppo alle versioni, perché comunque si va a generare comunque anche piccolissime differenze che poi ti creano altre difficoltà. Quindi anche noi siamo allineati un po' all'idea del generale di non correre troppo, insomma. La procedura di rifinitura del deploy ci permetterà di aggiornare annualmente più o meno la versione, o semestralmente se i bug corretti sono molto interessanti o le feature aggiunte sono degne di merito, insomma. Ho visto Italo che ha presentato le prossime versioni e mi sa che ci toccherà ben presto, appena usciranno quelle versioni lì, passare sì alla 5.2 sicuramente, insomma, perché troppo bella e troppo invitante per gli utenti che sono abituati a usare un determinato tipo di software. È una questione psicologica, ma purtroppo è lo scoglio maggiore che abbiamo trovato anche noi, psicologico. Vi ringrazio, questo è il
loghino di Libre Veneto, di cui io faccio parte, fa parte Antonio, fa parte Marina, che è la nostra adottata ultima, è veneta ormai. Era Umbro Lombarda Veneta, adesso è solo Umbro Veneta, il Lombardo non c'è più. Umbro non si può togliere perché all'anagrafe c'è. Quello non si toglie. È un difetto, ma. Se no per chi ama capocciate, sapete che a me. Anche i caloriferi resistono. Esatto. Sono stato veloce per far prendere tempo, perché siamo molto in ritardo. Se qualcuno ha delle domande in corridoio, qui in giro, poi mangiando, nessun problema. Grazie.